a Santhià in direzione di Torino. Qui sotto il ponte abbiamo ancora altre locomotive. A Santhià in direzione di Torino. E siamo a Torino, cari amici. Torino, Piazza Castello, Regione Piemonte. E naturalmente Palazzo Madama, il castello. Mauri, qua Beh, c'è un po' di gente che passa come città a è sempre Milano. difficile fare video, noi che solitamente facciamo video in posti sperduti, però è anche suggestivo venire a vedere qualcosa di diverso. Per esempio quelle bolle lì che volano. Sì, se non... Abbiamo il ma bollaiolo. se riusciamo a riprendere, perché... Abbiamo il bollaiolo, guardate, il bollaiolo. Ma che bello, ancora. E anni che no, a Milano non lo più non lo vedo qua, vedo le bolle e anni che non lo vedevo più. L'ultima volta che sono stato a Torino è stato nel 2013, c'era quello lì con le bolle, che andavo alla fiera del cioccolato, adesso non la Bene. fanno più perché è la crisi, insomma, però Però oggi siamo per il tour. tour di Profondo Rosso di Dario Argento. E questo per esempio è Palazzo Reale col punto tra Castore e Sì, Polluce, il infatti. punto positivo della Bel città. punto Ma... positivo, ma ci saranno anche punti negativi. Allora, cosa può avere a che fare una banca con un film? So, Cosa c'entra una banca con un forse il film? personaggio lavorava in una banca, che cazzo ne so, non mi ricordo. Profondo rosso del film, profondo Ah, rosso del conto dei conti corrente. correnti. Vieni Mauri, Mauri, vieni un attimo, vieni subito, vieni subito, abbiamo poco tempo. Allora, batti il battaglione lì. Mica c'è il corno. No, fai più volte. Chi risponde? Chi risponde? È una porta strana. Fai il Minchia. battaglione, No, battaglione. battaglione. Corna. Faccio io il battaglione. Si vede? E cari amici, fai da lì che si veda tutto. Cari amici, si inizia, anzi io inizio con la sinistra, prendimi tutto un attimo, e si inizia battendo la porta. Vediamo persone, come si chiama questa Porta porta? dell'inferno, A al chi abbiamo bussato? diavolo. Questa è la porta del diavolo, la famosa porta del diavolo di Torino. Sì, Cari amici. Con il diavolo, con il serpente. E si continua col film Profondo Rosso di Dario Argento, Torino, con praticamente il dio Po. E abbiamo dall'altra parte della piaccia anche far vedere la seconda statua dedicata a un altro fiume, la Dora Riparea. Quindi bello anche qua. Fammi vedere tutto, Mauro. Ok. Torino, 23 luglio 2020. Ma Mauri, descrivici allora un po' tu. Torniamo assolutamente qua. Questa è la Dora Riparea. Dalla cosa perché il film è stato girato solo Certo, esclusivamente con la però era piazza per far vedere per far tutto. vedere tutto Questo è per Torino, Dora Riparea, e lì il meno Po. male Sono i che è due rimasto fiumi, praticamente, vedete qua ci sono già molti fotografi perché e questo film quindi descrivi il film, Mauri. Allora. Carlo e l'altro, non so come si chiamava, beh comunque il pianista, il suo amico pianista, erano tutti e due pianisti, lì c'era il Blue Bar dove c'è Sì, Kiwei, dall'altra parte. c'era il Gaviota e il Blue Bar. Nella pausa tra una scalzo, tra un suono e l'altro si metteva qui, Dario era ubriaco,
No, Carlo era ubriaco. Poi la finestra dove c'era la sensitiva, di un po' qua. E poi sì, abbiamo di là. Dove si vedeva l'omicidio. Dove la sensitiva apparve nel film. E poi dopo appare lì diretto con la finestra del centrale. E poi anche. La porta dove abitava anche del palazzo di. Oddio, là insomma. E poi anche qui il famoso portone verso dove c'era la sensitiva. Sì. E quindi nel film appare tal quale ancora il legno originale come ai tempi del film. Ok. Vedete? Vieni. Proprio il legno antico. Sì, era tal quale a quel periodo. Ed ecco protagonisti del film di Dario Argento, Profondo Rosso, qui appunto durante le riprese del film, e appunto questa la fontana della piazza da Di Mauri, dove i protagonisti si trovavano. Cari amici, ci stiamo dando al meglio, anche se fa tanto caldo, 23 luglio 2020, contattaci di noi per questo tour Profondo Rosso Torino. Teatro Carignano, che fa parte sempre di Profondo Rosso, in pratica nel film La Sensitiva, il teatro fa un incontro predicendo delle cose, poi nel film lei è l'assassina, qua un bel piccioncino così, una giornata turistica, ecco sì. E questo è il teatro dove si svolgono alcune delle scene. La prima scena. Dario Argento, Profondo Rosso. La prima scena, sì. Ebbene, La prima scena dove la sensitiva entra in contatto con l'assassino, e vede quello che era successo tanti anni prima. E da lì poi nasce tutto il discorso del film. Le prime scene sono state girate qua, di apertura. Ecco. Qui appunto nel film la sensitiva già vedeva quello che vedeva troppo, come si dice. Sì, infatti. Bene, e di là abbiamo anche Palazzo Carignano. Palazzo Carignano che... Dove nacque Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Cari amici, fantastica giornata, E al di là del fiume Po, quindi il centro storico dall'altra parte, c'è la zona, ecco, denominata Crimea, un quartiere di Torino. Facciamo vedere anche queste rapide panoramiche del quartiere. E quindi al di là del fiume Po, guardate che maestoso il fiume a Torino, troviamo altri luoghi del film Dario Argento, Profondo Rosso. E quindi Mauri, che dire di questo favoloso posto? Ancora, anche nonostante il caldo ci stiamo prodigando al meglio. Abbiamo ancora un po' da vedere, però ce la faremo, insomma. Ce la faremo e cari amici, il panorama è questo. E il grande fiume scorre e guardate che bello. Fantastico. Cari amici, abbiamo trovato la villa del bambino che urla nel film di Dario Argento, Profondo Rosso. E... fantastico proprio. Mauri, ci siamo riusciti, Una faticaccia. Bisogna dire che è una faticaccia, soprattutto quando fa caldo.
però ci siamo riusciti. Però ci siamo riusciti. Ebbene, quindi al 23 luglio 2020 questa fantastica villa, Mauri, riprendi film Dario Argento, Profondo Rosso, questa è la villa del bambino che urla, dove ne avvengono di cotte di crude. Ok. E va bene così. Tanto sole che... Cioè, ci siamo abbronzati. Però, fantastica villa. È questa. Una fatica, mamma mia. Poi c'è anche un traffico qui che non si dice. Qua la barca e qui la villa. La cosiddetta villa casa di Moretti, sempre Dario Argento, Profondo Rosso, famosissimo film, e notare quindi una casa che direi proprio ha una come stile architettonico e successivo al Liberty della villa che abbiamo visto poc'anzi in via Lanza, famosissima. Qua in via Somma Campagna abbiamo la villa del Moretti, che è uno stile appunto successivo a quello del Liberty, o comunque uno stile attorno allo stile Liberty, ma di linee molto più grezze, molto più semplici. Quindi una casa più semplice, però non per questo meno armoniosa. Almeno si stava bene con le scene. Con le scene in questo caso bisognava dare anche forma a una casa più semplice. E questa casa ci stava benissimo. Fa vedere Mauri un po' tutto questo bel ambaradan così. E si continua con Profondo Rosso di Dario Argento a Torino, 23 luglio 2020. E l'impressione del Mauri, vieni. L'ho detto che... Quindi ogni posto di Dario Argento, tu hai avuto l'idea del tour e dire le tue impressioni. Ma però fa sempre... è proprio da film. Si vede, è proprio da film. Proprio da film, cari amici. Il portone d'ingresso si vede. Però come la vita, anche la vita volendo è un film. Difatti. È un tour di Dario Argento, Profondo Rosso, non poteva che finire in Piazza Statuto a Torino. Luogo che vuole praticamente questa fontana, in realtà sia la porta a ciò che sono gli inferi, ma in realtà è il cielo e la terra che si fondono insieme.
E quindi in realtà vediamo l'angelo che ci sovrasta e la terra sotto di noi. È un simbolismo all'unione, all'abbraccio tra cielo e terra.